qui con una review della Essence, la mia prima review Essence. Però prima di cominciare devo assolutamente ringraziare Serena e Cassandra, perché è grazie a loro che ho potuto acquistare questi prodotti. Io non ho la Essence vicino casa purtroppo, e quindi grazie a loro ho potuto acquistare a distanza questi prodotti. Grazie mille. E cominciamo, allora vi faccio vedere prima brevemente quali sono i prodotti di cui vi voglio parlare, in modo che voi potete vedere se vi interessa guardare la review su questi determinati prodotti o meno. Allora, vi parlerò dello Smart Nail Art Twist, questo qui, lo Smart Nail Art Magnetic, ovviamente con la sua calamita, lo Smart Nail Art Cracking, questi due, nero e bianco, la palettina della Sun Club, la numero 01, la Sand Beach, questo spray asciuga smalto, ed infine vi parlerò anche di due prodotti che ho acquistato un po' di tempo fa, di cui ancora non vi ho parlato, che sono questo ombretto eyeshadow, sono due colori, arancio e giallo, e la matita, la Casual Pencil Black. Allora comincio prima da tutti gli smalti. Allora comincio parlandovi di questo smalto, che come potete vedere il colore è secondo me strepitoso, è un verde acqua. E Nail Art Twist, questo è il colore di base, perché nella collezione troverete anche lo smalto che va sopra questo qui. Questo qui è un colore ovviamente senza riflessi, senza sfaccettature, un matte, quindi praticamente troverete lo smalto tutto glitterato dello stesso colore da poter applicare sopra. Io però sinceramente preferivo solo questo, ho preso solo questo, e vi faccio vedere su una tip il colore dello smalto. Eccolo qua, questo colore che vedete è una sola applicazione, quindi una sola passata, è molto molto coprente e mi piace tantissimo, e si asciuga anche subito, veramente in un minuto si asciuga perfettamente, non lascia le impronte digitali sopra, quindi questo qui mi piace moltissimo. Adesso vi parlo dei Nail Art Cracking. Allora, anche questi qui vengono venduti in coppia. Questo qui è il top coat, quindi lo step numero 2, quello che ricrea l'effetto come il graffiti di Laila o come il Nail Art Kit di Pupa. Allora, sono rimasta un pochino delusa da questi due, perché vi faccio vedere alcune prove che ho fatto su delle tip. Allora, le prove sono queste, guardate. Questa. Allora, questa per esempio, come notate, si apre questo smalto, però quasi tutto in verticale, quindi sembrano tante striature. Non mi ha fatto impazzire, avendo provato già gli altri della stessa tipologia, non mi ha fatto molto impazzire. Qui si è aperto forse un pochino meglio su quest'altra tip, però l'effetto comunque è rimasto un pochino, mi ha lasciato un pochino dubbiosa, e quindi non lo so. Loro consigliano di utilizzare come base un altro smalto sempre della Essence, e probabilmente proverò ad acquistare lo smalto di base per provare e vedere se l'effetto è lo stesso che ha su un qualsiasi altro smalto, oppure se cambia e migliora. Io spero che migliori, anche perché ne ho due, bianco e nero, e nulla. Invece il bianco ho notato che si apre addirittura molto peggio di quello nero. Quindi nulla ragazze, vi saprò dire di più nel momento in cui proverò anche la base. Però quello che vi posso dire è che su smalti non Essence sicuramente l'effetto non è grandioso. È vero, sì, costano molto meno degli altri smalti, quindi volendo
anche se l'effetto non è proprio perfetto, comunque insomma, magari invece di applicarlo su tutta l'unghia, l'effetto verrà più carino, magari applicandolo solo sulla French perché sarà più piccola la zona trattata. Non lo so, vi ho fatto vedere, decidete voi. Poi vi voglio parlare dello Smalto Essence Magnetics. Questo smalto è stato molto molto parlato e discusso perché c'è chi riusciva ad ottenere l'effetto, chi non ci riusciva, eccetera. Allora, il mio è il numero 3, Magnetic Wand, ed è un rosato, è questo qui. E la calamita è quella di questo tipo perché ho visto che ci sono diversi tipi di calamite. C'è quella schiacciata, invece questa qui è quella lì in cui va inserito il dito dentro e poi va passata su. Allora, io ne avevo acquistato anche un altro per mia sorella con un'altra calamita e il suo non funzionava. Abbiamo scoperto che la calamita era la calamita che non funzionava in effetti, perché comunque sì, ha una minima attrazione, quindi una calamita veramente debolissima. Però se voi provate ad avvicinarci qualche cosa di ferro, noterete che c'è questa attrazione. Se l'attrazione non c'è, vuol dire che la calamita non funziona e che quindi voi non potrete mai avere questo effetto. Quindi probabilmente è per questo che non funziona la calamita con lo smalto di qualche ragazza che ho visto che ne parlava male in qualche video. La mia ha funzionato, infatti vi ho postato anche tempo fa una fotografia su Facebook, e non, se non sbaglio anche sul sito, nella pagina di diario, non ricordo. Comunque insomma vi ho fatto vedere l'effetto finale, però vi farò vedere anche alla fine del video, vi lascerò un breve video in cui vi faccio vedere l'applicazione e come funziona questa calamita. La mia ha funzionato, vi ripeto, quella di mia sorella invece non funzionava perché la calamita non funzionava. Magari, non lo so, chiedete alla signorina del negozio dove acquistate prodotti Essence di provarla prima di acquistarla. Magari, non lo so, portate una forcina, qualcosa e vedete se c'è almeno un minimo di attrazione. Se non c'è proprio niente vuol dire che non funziona perché noi l'abbiamo acquistata ed era già così purtroppo. E nulla ragazze, l'effetto è carino, veramente molto particolare e mi è piaciuto tantissimo, quindi io ve lo consiglio, però mi raccomando, occhio alla calamita, controllate prima bene se funziona. Poi terminiamo il reparto unghie con lo spray asciugasmalto. È uno spray che io trovo veramente utile poiché mi capita molto spesso di applicare lo smalto e poi succede una qualsiasi cosa e devo uscire oppure devo toccare qualcosa, insomma sono sempre molto frettolosa e spesso mi capita di rovinare lo smalto. Quindi questo mi sta aiutando tantissimo in questi momenti pazzi in cui ho bisogno di avere lo smalto asciutto subito. Ed è uno spray, basta agitarlo e spruzzarlo sulle unghie. Dopo qualche secondo lo smalto è perfettamente asciutto e mi ci sto trovando bene. Ovviamente non lo utilizzo sempre, lo utilizzo solo in momenti, in casi estremi in cui devo fuggire via e lo smalto ancora fresco. Adesso passiamo alla palettina di ombretti. Allora, la palettina si presenta in questo modo e ha 8 ombretti, un beige matte, un beige più chiaro, leggermente pigmentato, proprio leggermente, un marroncino pigmentato, questo arancio chiaro che tende un pochino al corallo matte, questo giallino matte, questo verde acqua più intenso e questo verde acqua un pochino più chiaro e un turchese. Allora, i colori sono veramente belli, mi piacciono tantissimo, infatti io li ho potuti vedere dal catalogo che mi ha fatto avere questa mia amica per poter scegliere quali prodotti poi volevo acquistare e mi ha colpita subito. Allora, vi faccio vedere. Ve li sboccio. Questi sono i due beige.
Questi sono i due verde acqua. Cioè praticamente me li sto pulendo addosso, non ci fate caso. Arancio e giallo. Questo arancio ovviamente non so se si vede molto bene perché è molto chiaro, molto delicato, scrive molto bene e questo mi fa tanto piacere, però è molto delicato sul colore della pelle, è abbastanza neutro. E infine turchese con il marrone, turchese e marrone. Come vedete sono davvero davvero scriventi e questa cosa mi fa piacere perché vuol dire che hanno migliorato la composizione degli ombretti, perché adesso vi parlerò dell'altro ombretto e assolutamente non ha questa scrivenza. In più nella palettina abbiamo anche questo applicatore con da un lato la spugnetta e dall'altro, cosa che mi piace molto, questo pennellino con le setole, che è ottimo anche per sfumare, quindi è davvero un'ottima palette. Poi con questi colori la trovo molto estiva e quindi è un'ottima soluzione da portare con sé, non so, magari per andare al mare, in viaggio, ci sono vari colori per poter fare diversi trucchi, molto scriventi e con un ottimo applicatore, mi piace tantissimo. Allora, adesso invece passiamo a questo ombretto, Eyeshadow Essence, vorrei dire anche il numero 08. E vi dirò, questo qui mi ha un pochino delusa. Allora, vi faccio vedere. Allora, questi sono i due colori, giallo e arancio. Sulle dita, come vedete, scrivono bene, però vi assicuro che indossati e provati la scrivenza è davvero minima. Cioè, non lo so, hanno una durata davvero minima, durano pochissimo e scrivono in modo molto leggero, c'è una coprenza media e di solito, cioè io ho acquistato questi ombretti arancio e giallo proprio perché volevo fare dei trucchi un po' più particolari e con una scrivenza media, diciamo, l'effetto poi viene più naturale, non è proprio quello che cercavo. C'è però da dire che sicuramente l'arancio scrive di più del giallo, quindi diciamo che quello che mi ha deluso di più dai due è il giallo, quindi questo no, non lo ricomprerei, scrive assolutamente assolutamente molto meglio giallo e arancio che si trovano in questa palettina nuova. Ed infine la matita, la Casual Pencil numero 1, la nera, che trovo una matita veramente morbida, ha un bel tratto nero, mi dura tantissimo, però vi dirò anche che è della stessa linea, per esempio una mia amica ha provato la matita, se non erro quella marrone, e lei non si è trovata bene perché trova che gli si sciolga molto, quindi probabilmente dipende anche dalla lacrimazione, insomma, del vostro occhio, diciamo che un po' le recensioni sono un po' tutte soggettive perché dipende un pochino anche da voi, da come siete fatte, la vostra pelle, la vostra lacrimazione, queste cose qui, insomma, però su di me, insomma, che l'occhio non mi lacrima quasi mai, ho una buona tenuta, a me va benissimo e anzi mi piace molto perché io amo le matite particolarmente morbide, trovo che l'effetto sia più naturale, riesco a sfumarla meglio, mi piace di più. E nulla ragazze, questi erano tutti i prodotti Essence di cui vi volevo parlare, spero che vi abbia fatto piacere, spero che abbiate trovato delle informazioni di vostro gradimento. E non lo so, se volete consigliarmi qualche altro prodotto Essence carino da provare, scrivetemelo qui sotto, poi magari chiedo di nuovo il piacere a Cassandra. E nulla ragazze, un bacio a tutte e ci vediamo col prossimo video. Ciao!